Va ora in onda diretta a Saiuz. Conduce allo studio centrale Rosario Moreno con collegamenti da tutta Italia. Salve cari amici, ecco qui inizia una nuova diretta Saiuz. In studio con voi qui a Treviso, Saiuz, il vostro Saiuz, Rosario Moreno. Ma iniziamo subito passando la linea ad Alviano Appi dell'associazione Il Sicomoro, che è in postazione Skype e ci presenterà l'argomento di oggi con il suo ospite. Ricordiamo comunque che Radio Saiuz trasmette su 16 web radio in contemporanea più tre canali web TV, oltre Facebook e YouTube. Bene, con questo è tutto, vi passo subito alla linea ad Alviano. Alviano, se ci sei, batti un colpo. Buonasera, grazie Rosario e un buonasera a tutti i nostri ascoltatori. E qui do giusto un ricordo a voi che io sono dell'associazione culturale Il Sicomoro di Pordenone. Visitate pure il nostro sito il sicomoro www.ilsicomoro.com. Noi ci interessiamo di problemi e di argomenti di carattere ambientale, sociale, politico, economico, spirituale. E questa sera abbiamo il grande piacere di avere con noi Giulietto Chiesa, giornalista, famoso corrispondente da Mosca per l'Unità e la Stampa e poi anche per il TG1, il TG3 e il TG5, fondatore di Megacip, fondatore della TV online Pandora TV nel 2014. Autore di moltissimi libri, di moltissimi saggi, i primi frutto della sua profonda conoscenza dell'Unione Sovietica prima e della Russia, come dobbiamo chiamarla adesso, libri come La rivoluzione di Gorbaciov, Russia addio, e poi anche numerosi libri sulla globalizzazione economica, politica, militare, sugli effetti di questa sui mass media, indirettamente sulle menti delle persone, libri come La guerra infinita, Superclan, Cronache marxiane, e più recentemente, invece della catastrofe, ed è arrivata la bufera. Ma noi questa sera lo abbiamo invitato. Innanzitutto, grazie Giulietto di aver risposto con un sì al nostro invito. Buonasera, un piacere. Ecco, noi questa sera ti abbiamo invitato perché tu sei autore anche di due libri, Zero, inchiesta sull'11 settembre del 2007 e poi 02, con un sottotitolo Le pistole fumanti che dimostrano che la versione ufficiale sull'11 settembre è un falso. Noi ti abbiamo invitato, domani infatti saranno 18 anni che c'è stato questo efferato attacco all'America, ma io direi di più ai cittadini americani e alle loro menti. E ai cittadini un poco di tutto il mondo, alle menti dei cittadini di tutto il mondo. Partirei con te ricordando una frase del generale di divisione Smedley Butler, un generale di divisione del corpo dei Marines, il quale diceva: "La guerra è soltanto un imbroglio. Credo che il modo migliore di descrivere un imbroglio sia come un qualche cosa che non è affatto ciò che sembra alla maggioranza della popolazione. Soltanto un ristretto gruppo interno sa di che cosa si tratta e viene gestito per il vantaggio di pochi e a scapito delle masse." Allora, l'11 settembre, quattro aerei, uno contro la Torre Nord, un altro contro la Torre Sud, uno contro il Pentagono. Uno affonda nella campagna della Pennsylvania a Shankville.
sembra siano stati 19 terroristi, il mondo si scatena. In realtà, cosa è successo quel giorno, Giulietto? Esattamente, il successo non è facile dirlo, perché gran parte dei documenti sono stati nascosti, sono stati occlusi e tolti dalla possibilità di essere ascoltati. Basti pensare soltanto che le quattro scatole nere dei due aerei che hanno colpito le torri non sono mai state trovate, per dire una sola. Sento molto disturbo, non lo so se sono io o se siete voi, che la mia voce mi ritorna molto disturbata. C'è un ritorno audio. Per caso Alviano hai le casse attive? Vediamo. Abbassa il volume delle casse, Alviano. Bene, proseguo. Dicevo che innanzitutto bisogna ricordare alla gente che gran parte delle prove sono state occultate. Ho fatto l'esempio delle scatole nere che non sono mai state trovate, di tutti e quattro gli aerei. Ho fatto l'esempio, si può fare l'esempio, delle fotografie, delle riprese cinematografiche dei 19 terroristi che non esistono, nel senso che in nessuno degli aeroporti da cui sono partiti i quattro aerei risulta che ci sia stato nessun terrorista che è salito a bordo di quegli aerei. Per la verità non c'è nessuna immagine, salvo una immagine che ci è stata restituita dalla FBI qualche giorno dopo, che mostra Mohammed Atta e Palomari che salgono su un aereo, ma non stanno salendo sull'aereo a Boston, ma in un altro aeroporto. E quindi, come capite, ricostruire ciò che realmente è accaduto a 19 anni di distanza è molto difficile, perché l'unica indagine che è stata effettuata, che è l'indagine ufficiale del 9-11 Commission Report del governo degli Stati Uniti, non dice niente di tutte queste cose, diciamo così. Per cui il problema non è tanto quello di ricostruire come esattamente sono andate le cose, ma è quello, e perlomeno è stato quello che ho fatto io e che tanti abbiamo fatto, è quello di prendere i documenti che abbiamo, di confrontarli con la versione che è stata data e dimostrare, questo è possibile farlo, è stato fatto già abbondantemente, questi documenti sono falsi, cioè tutte le circostanze che ci sono state raccontate non corrispondono al vero. Cioè, noi abbiamo già dimostrato, ma da molti anni ormai, tutti quelli come me che hanno lavorato in questa direzione hanno dimostrato in modo incontrovertibile che la versione ufficiale degli eventi è falsa. E quindi, come chiunque capisce, se hanno raccontato bugie quelli che erano lì per indagare, vuol dire che non hanno indagato, vuol dire che anche in qualche caso si mostra in modo inequivocabile che hanno falsificato i dati e così via discorrendo. Quindi noi possiamo affermare che su questa base la versione che ci è stata data degli eventi dell'11 settembre è falsa. Ciò detto, però, aggiungo un'altra cosa che è molto importante, tu l'hai accennata un minuto fa, ed è questa. Questo attentato ha colpito non solo i quasi 3.000 morti di New York e della Pennsylvania, no, questo attentato ha colpito le menti di 3 miliardi di persone. 3 miliardi di persone hanno potuto vedere in diretta il più grande attentato terroristico della storia umana moderna e sono stati quindi fortemente impressionati da quello che hanno visto, sconvolti, tanto sconvolti che si può dire che sono ancora sconvolti adesso. Voglio raccontare due piccole cose, se ho tempo di farlo. Una è questa: stamattina sono stato chiamato da una televisione russa
per fare la stessa cosa che stiamo facendo adesso con voi, cioè per portare il settembre a 8 anni dalla sua realizzazione. E che cosa ho scoperto? Ho scoperto che i russi, che dovrebbero essere i primi a dubitare la versione ufficiale, anche perché furono a suo tempo informati proprio da me, perché il film Zero, che io ho prodotto insieme a un gruppo di amici, è stato presentato, è stato mostrato alla televisione russa, al canale 1 nel 2000, questo non sbaglio, e ha avuto 34 milioni di spettatori, unica televisione che ha portato questo film, unica televisione, diciamo così, di Stato. Ecco, ebbene, ho scoperto che i commentatori, c'erano una decina di commentatori nel canale televisivo russo Svezda, non sapevano niente di tutto questo, sbalorditivo, fantastico, e il conduttore che ha chiesto parere, sono molto contento, hanno mostrato le immagini del mio film, ma in questa forma, è un giornalista italiano che ha un'altra versione. Voi capite che livello? È un livello proprio desolante del giornalismo russo, che non lo diversifica di molto dal livello desolante del giornalismo italiano, in cui tutti i più importanti canali televisivi e tutti i più importanti giornali continuano a 19 anni di distanza a raccontarci la storia che è falsa della versione ufficiale dei 19 dirottatori che non si sono mai visti a bordo degli aerei, che non erano a bordo degli aerei, delle torri che sono cadute, due torri, anzi tre, sono tre torri colpite da due aerei, e si può continuare a Ripartiamo dall'osservazione che avevi fatto tu, che questo materiale su quanto dell'11 settembre non da parte della Commissione non corrispondeva per niente al vero, fatto avere anche ai russi, e tanti giornalisti russi non conoscevano nulla di questo. Ma tu come te lo spieghi una cosa del genere? Ma purtroppo devo dire che l'impressione è quella di un giornalismo molto scadente, anche quello dei russi, perché evidentemente si corre dietro a ordini che vengono, lo devo dire proprio brutalmente, in questi giorni la stampa russa ha riportato la dichiarazione di un ex collaboratore della CIA che ha detto che Putin avrebbe preavvertito George Bush, l'allora presidente, con due giorni di anticipo dell'attentato, e questa notizia è diventata la notizia dominante su tutti i media russi, su tutte le televisioni, cioè, tutti hanno ripetuto la stessa cosa: Putin ha avvertito con due giorni di anticipo George Bush. Quindi una specie di sciocchezza, perché è una sciocchezza, può darsi che Putin abbia avvertito, perché sicuramente i servizi segreti russi qualche cosa avranno saputo di quello che si stava preparando, ma che Putin abbia avvertito George Bush che l'attentato terroristico lo stava preparando Al-Qaeda, come molti hanno interpretato, beh, mi pare che dicano una sciocchezza. Escludo che Putin abbia detto a George Bush: guardate che sta per esserci un attentato terroristico preparato da Al-Qaeda, perché vorrebbe dire che Vladimir Putin ha creduto alle bugie e alle balle che gli raccontavano indirettamente quelli della CIA. Non so spiegare diversamente. Quindi l'equivoco è tutto un equivoco dovuto all'ignoranza. Ora, da noi nessuno ha scritto niente, nessuno ha riferito di questa cosa, ma nessuno ha detto neanche una parola per correggere le versioni che sono state offerte in questi anni, che sono, ripeto, tutte integralmente false. L'unica differenza tra la televisione russa che mi ha intervistato è che, e le televisioni italiane, è che le televisioni italiane non parlano di questa cosa qua nell'anniversario, mentre la televisione russa almeno mi ha chiamato perché io dicessi il mio punto di vista, mi ha concesso 5 minuti e i 5 minuti li ho utilizzati. Questo è quanto. Però volevo ritornare un istante, se mi dai il tempo, per fare un'altra considerazione che riguarda invece l'Italia.
In questi giorni è uscito, l'altro ieri, molto ben fatto, un servizio televisivo di Massimo Mazzucco. Voi sapete chi è Massimo Mazzucco? L'autore dell'enciclopedia dell'11 settembre, enciclopedia televisiva, che ha fatto un capolavoro a suo tempo. Sono 5 ore di televisione che spiegano tutto ciò che deve essere spiegato. Ebbene, lui ha deciso di fare quest'anno una specie di servizio composto da 23 domande che sono risolutive. Le domande che dicono esattamente quello che io vi ho prima annunciato, cioè dove hanno mentito coloro che ci hanno raccontato la storia dell'11 di settembre all'americana. Bene, io ho ripreso, questo è il punto interessante, questo, ho ripreso questo documentario, l'ho preso immediatamente, l'ho visto, mi è piaciuto molto, l'ho trovato molto efficace, vi suggerisco di andarlo a vedere, e l'ho pubblicato su Pandora TV, dove lo potete vedere anche adesso, è tra le prime notizie di Pandora TV e quindi lo vedete facilmente. Ebbene, io ho pubblicato questo video su Pandora TV e lo sapete che cosa è successo? Che sulla mia pagina Facebook, io, avendo pubblicato anche lì il film di Mazzucco, ho perduto 30 like. 30 like, cioè improvvisamente nella graduatoria dei miei 89.000, quasi 90.000 seguaci su Facebook, 30 si sono cancellati subito, immediatamente. Ora, io credo di capire perché, credo di aver capito perché. Questi 30 che hanno cancellato per rabbia, per non so come definire, per dissenso, il loro like, non so, non l'hanno fatto, non l'hanno detto, non l'hanno spiegato, mi hanno semplicemente cancellato. Ora, il 30 persone su 90.000 sono lo 0,3%. E pur tuttavia ci sono ancora adesso, a 19 anni di distanza, pensate bene, ci sono delle persone che non solo credono alla versione ufficiale, ma considerano sacrilego, considerano assurdo che qualcheduno osi mettere in discussione ciò che ha detto l'America. Questa è la cosa impressionante. Addirittura, appunto, il punto di respingere, vattene via, non voglio sentirti. Ed è una prova del fatto che quello che è stato fatto l'11 settembre ha funzionato. Non solo perché miliardi di persone su questa terra continuano a pensare, a 18 anni di distanza, che quello che è accaduto è stato fatto dai terroristi islamici, e invece non è vero per niente, perché hanno partecipato i servizi segreti occidentali. Sicuramente pezzi di questi servizi del Mossad israeliano, sicuramente della CIA, sicuramente dell'FBI, sicuramente dei servizi segreti pakistani, sicuramente, e naturalmente anche dei servizi segreti dell'Arabia Saudita. Questi sono stati gli esecutori dell'11 settembre. E mentre io so questo, e credo che voi anche che mi avete chiamato lo sapete come me, siamo di fronte a un inganno colossale. Per 18 anni tutto l'Occidente è andato alla caccia dei terroristi islamici, mentre chi ha fatto tutta l'operazione sono stati i servizi segreti occidentali, e questo è dimostrabile. Quindi capite fino a che punto siamo stati ingannati, perché tutta la serie del terrore che è stata costruita in tutti questi anni viene da lì. Non ci sarebbe stato questo terrore se non fosse stato organizzato l'11 settembre, e chi lo ha pensato con grande lungimiranza che sarebbe riuscito a far passare la sua versione dei fatti. Poi direte voi, qualcuno lo sa, ma ci sono 3.050 architetti e ingegneri di tutto il mondo che negano che la versione ufficiale del crollo delle torri sia vera, che sia avvenuta così come è avvenuta. Ci sono
centinaia di migliaia di persone che pensano che tutto è falso, quello che ci è stato raccontato, ma la grande maggioranza del pubblico, se fate la prova e andate fuori casa e parlate con il primo che capita e gli chiedete chi ha realizzato l'attentato del 2011, risponderà Osama Bin Laden. Hai capito che forza? Ci hanno completamente frastornati, milioni di persone sono stati frastornati fino al punto da ritenere scandaloso che qualcuno metta in discussione la storia che ci hanno raccontato. In realtà, un poco come, anche se mi ricordo bene, è scritto nel tuo libro, sono stati fatti anche diversi errori nell'organizzare questo e delle cose anche grossolane. Ne possiamo ricordare una su tutte: il crollo della torre, no, non è una torre, del building numero 9, che è andato giù. Numero 7. Che è andato di 49 piani, che è andato giù senza essere stato colpito da nessun aereo. Ed è una cosa che un poco nessuno si ricorda del building number 7 di New York, che tra l'altro era un edificio molto robusto perché era stato pensato in caso di guerra batteriologica, di attacco terroristico, come centro di comando per il governatore dello stato di New York. Ecco, tanto per dire come improvvisamente questo in pochi secondi crolla anche l'edificio numero 7 nel pomeriggio dell'11 settembre. Tu accennavi all'Associazione Architetti ed Ingegneri, che hanno dimostrato in mille modi come la versione ufficiale non tenga, ma allora che cosa riesce veramente a... come si può sfuggire a questa grande capacità di influenzare le menti delle persone, Giulietto? Bisogna costruire una informazione che sia per il popolo, non so dire diversamente. Bisogna che i popoli abbiano a disposizione degli strumenti comunicativi che gli consentano di dire la loro versione, no? Non per niente ho riferito che il mio film, così come quello di Mazzucco, non è mai andato in onda tutto intero in una televisione occidentale, perché loro hanno il controllo di tutta l'informazione. E qui naturalmente bisogna aprire un discorso, perché la gran parte dei partiti politici italiani, ma di tutti i paesi, purtroppo non hanno capito, i partiti anche di opposizione, soprattutto di opposizione, non si sono resi conto che in questi ultimi 40 anni i padroni universali avevano attivamente cercato ed erano riusciti a impadronirsi di tutti i più fondamentali mezzi di comunicazione. E siccome loro hanno il monopolio assoluto dell'informazione, come accade in Italia, ci sono 7 canali televisivi, prendiamo l'esempio dell'Italia, facciamo questo ragionamento. Ci sono 7 canali televisivi nazionali. Bene, tutti questi 7 canali televisivi non parleranno mai di questo problema. O se ne parleranno per ingannarci, così come lo fanno per tutte le altre questioni che riguardano la nostra vita. Cioè sono delle fonti di inquinamento della vita sociale dei cittadini, altro che informazione. Allora, perché questo? Ma perché il movimento dei lavoratori, i partiti di opposizione sono stati degli sciocchi, non hanno capito che il potere sarebbe diventato il potere di chi ha l'informazione nelle sue mani. E infatti noi non abbiamo più né giornali, né televisioni, né strumenti per difenderci. Quello che stiamo facendo adesso lo facciamo sul web fino a che ce lo consentiranno, perché a un certo momento cominceranno a chiuderci. E quando diremo delle cose che non sono considerate da loro ortodosse, ci saranno dei tribunali astratti, invisibili, e ci sono già,
come quello di Facebook, che ha chiuso in questi giorni una serie di pagine di Casa Pound, di quello che ti pare, hanno chiuso i siti e non ti spiegano perché, hanno deciso loro. Anche a me mi hanno messo ripetutamente in condizione, tutti quelli che lavorano sul web sanno che, per esempio, le cifre che vengono date sono false, i sistemi di rilevazione che loro ti offrono gratuitamente, molto gentili, sono falsi. Io per esempio ho un conto, ho un account, come si dice, Twitter, dove risulta che ci sono 12.500 persone che mi seguono. Lo sapete da quanto risulta? Risulta da un anno che io ho 12.500 seguaci su Twitter, ma non è vero niente. Io ne ho almeno il quadruplo o il quintuplo, lo so perché loro stessi me l'hanno scritto, me l'hanno detto, ma ufficialmente se uno va a cercare scopre diverse cose. E io non so se quello che mi danno e come mettono in ordine le mie notizie su Facebook o su Google corrisponde alla verità. Loro hanno il controllo e noi non abbiamo niente. Quello che voglio dire è che noi siamo nella situazione in cui siamo perché siamo volontariamente negati il diritto di avere un'informazione reale. E questa è la nostra assoluta debolezza. Se possono trattarci come delle pecore, lo fanno perché loro sanno che noi non abbiamo strumenti per reagire, se non dei piccoli, marginali, insufficienti strumenti. Per cui io da anni sto cercando di sgolarmi per dire che dobbiamo unirci tutti insieme per fare una televisione del popolo e che per fare questo bisogna raccogliere i soldi, bisogna pagarla questa informazione. La gente non capisce questo, ritiene che l'informazione sia gratuita, va avanti alla televisione, gira la manopola, a parte il fatto che pagano il canone, quindi alla RAI pagano il canone, ma la gente pensa per esempio che su internet tutto quello che viene fatto si fa così perché ci divertiamo. Io sono 4 anni che faccio Pandora TV e per tirare fuori 1 euro a testa dai miei telespettatori non ci sono ancora riuscito. Ho più di 100.000 persone che mi guardano e il 99,9% di quelli che mi guardano non hanno ancora capito che l'informazione che faccio costa e che se loro non mi danno quell'euro o quei 5 euro che sono 2 caffè ormai, io non riuscirò a fare questa informazione. Ecco qual è il problema: è un problema culturale delle grandi masse che non capiscono che vengono letteralmente tosati come le pecore e loro non possono neanche reagire. Questo è il problema politico e culturale di cui dobbiamo parlare quando ricordiamo l'11 settembre, perché se le cose sono avvenute così è proprio perché noi siamo disarmati in una lotta diseguale. Certo, senti, gli effetti, no, guarda, quello che hai detto adesso sull'informazione andrebbe capito ad un livello che, come dici tu, veramente non so se i cittadini, ma parlare di cittadini, qui stiamo parlando dei politici che dovrebbero rappresentarci e non capiscono l'importanza di avere comunque una televisione, come dici tu, del popolo. Allora, gli effetti dell'11 settembre, se facciamo un salto nella politica di oggi, secondo te quali sono e dove stiamo andando in questi conflitti che non si capisce bene? Magari tu ci aiuti, perché sembra che ci sia, ma all'interno degli Stati Uniti sicuramente c'è qualche cosa. E dopo c'è questo scontro tra questi grandi ormai potentati, uno militare oltre agli Stati Uniti sicuramente che è la Russia e l'altro economico che è la Cina, con l'Europa che sta in mezzo, che guarda un po' dappertutto e quindi forse non guarda neanche da nessuna parte. E come la vedi la situazione? Ma ho scritto adesso, pubblicato sulla mia pagina Facebook, un lungo articolo che cerca di spiegare che cosa sta succedendo, perché la prima cosa che mi viene da dire subito, in modo che chi ascolta capisca cosa intendo dire: noi siamo ancora abituati a pensare al grande scontro in corso, che c'è sicuramente, con la Cina
e con la Russia da parte dell'Occidente. Tuttavia non vediamo che all'interno dell'Occidente ormai c'è una frantumazione di fronti. Non è più gli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti c'è il presidente Trump che sta combattendo una battaglia per la vita e per la morte contro il cosiddetto Deep State, che sono i suoi servizi segreti, che sono la CIA appunto, l'FBI, che sono il Partito Democratico, che sono Silicon Valley, Google, Facebook, ormai sono tutti coalizzati per tutti i globalizzatori cosiddetti, sono tutti coalizzati per togliere di mezzo Trump, il quale non è un santo naturalmente, non ci penso neppure, ma viene da un'altra linea di comportamento e di riflessione, viene dall'America profonda, lui vuole un'America dove i lavoratori americani abbiano il posto di lavoro, vuole che, come ha detto lui stesso, l'America smetta di esportare solo dollari e ricominci a produrre beni e servizi. Lo so che non è la risposta al problema, ma certamente sono due linee completamente diverse che si scontrano in questo momento in Occidente. In più c'è lo scontro tra Europa e Stati Uniti, in più c'è l'uscita della Gran Bretagna dall'euro e una parte importante della City of London non vuole che la Gran Bretagna esca dall'Europa. Perché? Ma perché vuole controllare l'Europa. Quindi ci sono tutta una serie di momenti che sono di lotta interna all'Occidente. Naturalmente l'Occidente, quando deve fronteggiare il nemico, e sto parlando della Cina, la Cina ormai è il nemico numero uno, noi ci troviamo di fronte a un, noi occidentali, a un problema che non è risolvibile, perché la Cina è l'emblema, la dimostrazione inequivocabile che l'impero occidentale è finito, perché la Cina può andare avanti per conto suo a prescindere dagli ordini che le vengono imposti dagli Stati Uniti. Noi no, noi siamo delle colonie, noi siamo una colonia in particolare, l'Italia è la colonia più colonia d'Europa. E questa è la differenza. I cinesi non li possono controllare, ma gli europei possono controllarli. Come fanno a controllarli? Con la NATO. Noi siamo parte della NATO. La NATO è il comando degli Stati Uniti per ora. Poi magari diventerà il comando di Google e di Facebook, ma un po' più avanti. Noi siamo invece i sudditi della NATO. Allora permettimi di fare una breve osservazione. Sì. Sono ormai è un anno e mezzo, ormai due anni che sento parlare di sovranismo. Quando poi però, dopo aver parlato di sovranismo, io chiedo a questi sovranisti: ma vi rendete conto che noi siamo una colonia degli Stati Uniti d'America? Come mai non vi ponete il problema della NATO? Mi trovo di fronte alla gente con la bocca aperta. Cioè loro pensano, i sovranisti in generale, non dico tutti, ma quasi tutti, pensano che il nostro sovranismo sia, che ne so, l'uscita dall'euro o l'uscita dall'Europa. Questi non hanno ancora capito che il sovranismo, rimanendo dentro la NATO, è una parola senza senso. Non si può essere sovrani se si è parte di un'alleanza militare in cui i comandanti in capo stanno a Washington. Questo è il fatto, che noi stiamo a perdere tempo con il sovranismo a chiacchiere da bar, senza renderci conto che noi siamo una colonia militarizzata di un paese che ci domina sotto ogni profilo. Questo è quello che appare. Cioè, ancora una volta noi siamo presi per i fondelli e ci lasciamo prendere per i fondelli. In questo caso ci lasciamo prendere per i fondelli anche da quelli che ci governano. Adesso abbiamo un governo, il cui capo del governo, che si chiama Conte, ha dichiarato, quando presentandosi davanti al Presidente della Repubblica e poi al Parlamento, ha dichiarato che lui ritiene che l'America è il faro della democrazia e che noi siamo gli alleati più fedeli. Questo è il nostro governo, e il PD, che fa parte del nostro governo, insieme al Movimento 5 Stelle, che fanno parte tutti e due. Questi ultimi sembrava che fossero quelli che dovevano rovesciare tutta l'Italia come un calzino, e che adesso anche loro dicono che sono, per carità, sono fedelissimi alleati degli Stati Uniti. Quindi siamo in una situazione in cui l'intero governo dichiara pubblicamente di essere un servitore della potenza coloniale che ci domina.
io vorrei aggiungere anche questo a proposito, ma lo sa questa gente che noi paghiamo 80 milioni di euro al giorno per tenere in piedi la NATO? Se ne rendono conto i cittadini che noi paghiamo 80 milioni? Scusa, e ci viene chiesto se è possibile di pagarne il doppio. Sì, naturalmente, dobbiamo arrivare a 100 milioni, così almeno, e poi dobbiamo comprare 91 o 92, adesso non ricordo più quanti, F-35, che naturalmente sono americani. Noi potremmo farceli, volendo, dei cacci anche noi, potremmo farcelo come europei, ma noi dobbiamo comprare quelli americani, perché così dice l'accordo. Cioè, insomma, tutto questo, purtroppo, ce lo diciamo io e te, ma la gran parte della gente non lo sa, perché se lo sapesse, allora la discussione che si fa in televisione, quando sento parlare del ci sono i soldi per dare il reddito di cittadinanza, non ci sono, o possiamo sforare il debito. Io dico soltanto che i soldi che buttiamo via per la NATO, letteralmente buttiamo via, sono 25 miliardi di euro all'anno. Se noi ne risparmiassimo la metà, risolveremmo i due terzi dei problemi dell'Italia in questo momento, i due terzi. E noi buttiamo via 25 miliardi di euro per una cosiddetta difesa che non ci difenderà, anzi ci crea un problema drammatico di insicurezza, perché noi siamo parte di un'alleanza militare e in caso di guerra saremo i primi a essere colpiti, perché siamo pieni di basi americane, abbiamo il MUOS, abbiamo Aviano, abbiamo Ghedi, abbiamo le bombe atomiche d'Italia. Parliamoci chiaro, Alvio, finché gli italiani non si svegliano dallo stato di torpore e di ignoranza in cui si trovano, purtroppo le cose saranno così e noi saremo in questa situazione. Allora, due domande. Se invece per mostrare il tuo pensiero della situazione generale, una riguarda se fossimo andati a nuove elezioni e avessimo avuto molto probabilmente un governo a guida Lega, che cosa avrebbe potuto succedere? E l'altra, che cosa succede visto che l'America unilateralmente ha annullato il trattato sui missili a medio raggio? Ecco, intanto per cominciare io parto da qui. L'America ha fatto saltare il trattato dei missili a media gittata, che ci mette immediatamente in una situazione di pericolo. Ma il governo italiano che cosa ha detto? Ha detto che è d'accordo. Quindi la prima cosa da fare, e io lo ripeto da tanto tempo, la prima cosa da fare è chiedere conto ai politici, ai parlamentari della vostra zona. Cioè, avranno qualche volta in Veneto a parlare, no? I vostri parlamentari. Allora, uno dei modi con cui si può cambiare questa situazione è di andare agli incontri dove si presentano questi signori, mi scappava di dire farabutti, e chiedergli: ma voi da che parte state? Come vi siete comportati? Tu, deputato XY, hai fatto un'interrogazione per sapere perché ci sono le bombe atomiche in Italia, quando l'Italia ha approvato ufficialmente da decenni ormai un accordo che dice che noi non vogliamo ricevere le bombe atomiche sul nostro territorio? Il governo italiano ha approvato questa cosa, e loro neanche questo rispettano. Io andrei a chiedere a tutti i parlamentari: che cosa diavolo pensate, che cosa avete in testa, signori che state sedendo nel Parlamento? Per quale ragione non siete capaci di fare un'iniziativa politica, di legarvi al banco, di mettervi una catena e dire: fino a che noi non mi spiegate perché noi dobbiamo avere in casa le bombe atomiche? Tra l'altro riguardano proprio la gente che abita nella vostra zona e che ascolta questa radio. Capisci? Cioè, la questione, uno poi deve smettere di lamentarsi: ah, per carità, questo non va bene, questo non va bene. Ma qui si tratta della vita dei nostri figli. Volete esporre i vostri figli a un bombardamento atomico? Sì, lo volete? È questo che volete? E allora datevi una sveglia, se non lo volete. E quindi attaccate, circondate, insistete, fatevi rispondere.
e quando vi avranno risposto che le cose vanno bene così, dovrete dirgli: noi non vi votiamo più, a voi, né a voi del PD, né a voi del Movimento 5 Stelle, né a voi della Lega, perché anche la Lega dice le stesse cose. Andiamoci chiaro, abbiamo una classe politica di cialtroni che fa schifo, che racconta bugie, che non dice la verità, che nasconde le cose reali della nostra vita, e questa classe, di questa classe noi non ci libereremo fino a che non avremo fatto pulizia nelle nostre teste, a cominciare da quelle dei cittadini che ascoltano questa trasmissione. Senti, prima dicevi che la Cina non la ferma nessuno, è certamente così a livello macro al momento si capisce che è in grado di agire, basta vedere come si comporta in Africa, come è lungimirante in tante cose e come se lo può permettere, evidentemente grandissima liquidità da parte della Cina. Però mi viene da farti questa domanda. Il mese scorso c'è stato un grandissimo incendio in Siberia, grandissimi, vastissimi incendi in Siberia. Possiamo ricordare quelli di un paio di settimane fa, devastanti in Amazzonia. Questo sistema globale che è quasi neocapitalista per tutti, perché anche la Cina si sta comportando in un modo neocapitalista, non so, magari tu mi correggerai, e quindi lo scenario che abbiamo all'orizzonte, abbiamo 9 minuti, qual è lo scenario che abbiamo all'orizzonte? Lo scenario inquietante, perché sebbene non siano tutti uguali, perché la Cina è diversa nei suoi comportamenti dall'Occidente, la Cina, fino a prova contraria, questa differenza io credo che la dobbiamo mantenere, non ha bombardato nessuno. Bravo. non è andata ad aggredire nessun paese. Quello che sta facendo in Africa lo sta facendo perché ha una enorme disponibilità di uomini e di mezzi. È diventata un paese ricco ed essendo un paese fortemente statalizzato è in grado di orientare gli investimenti di cui dispone dove ritiene opportuno. Ma si tratta di andare in Africa a costruire ponti, strade, ospedali, infrastrutture. Certo, lo fa alla cinese e potrebbe non piacerci, ma comunque per ora non lo fa aggredendo e assaltando militarmente. Questa differenza bisogna tenerla presente. In secondo luogo, la Cina ha dei problemi propri immensi che bisogna tenere conto, perché la Cina in questo momento ha ancora grosso modo 80-100 milioni di persone che si stanno trasferendo dalle campagne alle città, e questo comporta numerosi problemi che i dirigenti cinesi devono affrontare. Bisogna costruire case, bisogna inquinare il pianeta in qualche misura. La Cina però nello stesso tempo è il paese che ha fatto più di tutti gli altri ha preso misure drastiche, radicali per migliorare la situazione, e per esempio nell'ultimo anno e mezzo la situazione a Pechino, a Shanghai, nelle grandi città, che era diventata insostenibile, è, come dicono molti osservatori, decisamente migliorata. Loro stanno facendo molto, tuttavia fanno per esempio una cosa che io ritengo tremendamente pericolosa e sbagliata: stanno producendo su larga scala il C5, il 5G, anzi, certo. 5G, la nuova generazione di cellulari che la cui tecnologia io credo che sia assolutamente ormai dimostrato, largamente dimostrato, è pericolosa per l'uomo, è pericolosa per tutti, per la verità, è pericolosa per l'uomo, per gli animali, per le piante. Cioè la civiltà tecnologica, e qui in questo senso hai ragione, non c'è differenza tra l'Occidente e la Cina, è diventata una minaccia per l'uomo. Quello che sta accadendo è questa: siamo di fronte a una svolta in cui la tecnologia
sta cambiando le caratteristiche delle parole che stiamo usando. Noi per esempio pensavamo che il progresso fosse una cosa buona, e invece in questo momento appare sempre più evidente che il progresso può diventare una cosa mortifera. Questo sta accadendo. E allora la domanda che tu facevi è si può tradurre così: abbiamo una visione del mondo futuro che sia corrispondente alla salvaguardia della natura, dell'uomo? La mia risposta è no. In questo momento non c'è un paese che ha questa visione planetaria, e non esiste un'organizzazione internazionale che stabilisca quali criteri devono essere utilizzati. Questo è il grande problema che abbiamo di fronte, e credo che la nostra generazione non sarà in grado di risolverlo, spetterà alla prossima di riuscire a risolverlo, ma noi abbiamo adesso una classe politica che è del tutto incapace di capire quello che sta accadendo e quello che si presenta di fronte ai nostri occhi. Quindi questo è un problema mondiale, non è un problema solo dell'Occidente, e nessuno ha per ora una soluzione adeguata. Sì, in realtà, infatti, diciamo che esistono gli scienziati, anche in associazioni di scienziati che all'ONU, se non anche direttamente ai governi, ci stanno mettendo un poco sul chi va là, sull'uso della tecnologia che ci sta sfuggendo di mano. Però quello che succede è che in realtà, in qualche modo, nessuno Stato, cioè nessuna forza di un certo peso comunque, ma neanche di piccolo peso, decide no, a certe cose devo avere il coraggio di rinunciare e devo pensare andare in direzioni diverse, perché in realtà grandi invenzioni nei cassetti, Giulietto, forse tu anche ne conosci qualcuna che è assolutamente inutilizzata, ma sarebbe di grande libertà energetica, per dire, quindi di minore sofferenza per il pianeta dal punto di vista di CO2, eccetera eccetera, ci sono, ma nulla di ciò che in questo momento viene fatto è nell'interesse dell'uomo. Tutto viene fatto nell'interesse del profitto. Prendiamo semplicemente la questione del 5G. Il 5G dal punto di vista sanitario è una catastrofe, perché colpirà milioni, miliardi di persone, perché queste frequenze, ultrafrequenze di onde cortissime, sono ormai diventate così piccole che sono a livello dell'influenza sulle singole molecole del nostro corpo. Quindi ci attraversano, ci penetrano, ci modificano il nostro cervello, fanno ammalare il cuore, il fegato, e tutte cose che non sono delle ipotesi, sono già largamente dimostrate, ma restano nascoste, perché chi è che può dire su un giornale, prendiamo il TG1, chi è che ha il coraggio di andare al TG1 e dire guardate che il 5G è pericoloso? Basterebbe dire questo. E invece il nostro governo ha autorizzato la sperimentazione del 5G in 120 comuni italiani, cioè 120 comuni italiani stanno sperimentando una grave minaccia alla loro salute e a quella dei loro figli. Questo è il quadro. Ma i calcoli che cosa dicono? Dicono che siccome la gente non capisce niente e pensa, non per colpa sua, però non capisce, e pensa che adesso potremo scaricare un film in un secondo, anzi istantaneamente, basterà girare l'interruttore, come dire, schiacciare il pulsante. Ah, che bellezza! Ai giovani stanno dicendo così: guardate che il 5G vi darà comunque ogni comunicazione istantanea, che meraviglia, perfetto. La gente non sa tutto il resto. E quelli che fanno i calcoli però sanno che il 5G sarà una gigantesca idrovora di denaro, perché bisognerà investire miliardi solo in Italia, decine, centinaia di miliardi per riempire le città di antenne che saranno messe a distanza di 100 metri l'una dall'altra, e ci bombarderanno di raggi elettromagnetici, di onde elettromagnetiche di altissima frequenza tutti i minuti della nostra vita. Miliardi
E quindi questa gente che non sa nulla, perché neanche i nostri parlamentari che prendono queste decisioni non lo sanno, prende delle decisioni che ci faranno morire, morire letteralmente, non ammalare, morire. Lo fanno perché? Perché ci sono quelli che dovranno mettere le antenne che vadano ai conti economici del loro vantaggio. E uno gli potrebbe dire: ma scusate, ma i vostri figli dove saranno? Pezzi di imbecilli. Voi preferite guadagnare 100 milioni sapendo che voi stessi vi esponete al pericolo e i vostri figli saranno due volte esposti al pericolo perché sono più piccoli di voi? Oh. Avete mai pensato che cosa avete mai pensato che cosa significa per le api, per le mosche, per tutto quello che ci circonda, che sono degli oggettivi microscopici che verranno letteralmente bruciati, e già adesso avviene che vengono bruciati da queste onde? Come mai le api sono tutte in crisi? Dovunque ci sono già queste centrali trasmittenti in funzione, perché piccolissimi corpi sono sottoposti e bombardati e vengono quindi soverchiati da questo bombardamento. Noi non lo siamo perché siamo un po' più grossi, abbiamo un peso superiore, ma siamo ugualmente sottoposti perché tutti i miliardi delle nostre cellule saranno attraversati da questa roba di cui noi non sappiamo. Tra l'altro non sappiamo tutti gli effetti, sappiamo che sono negativi, ma tutti gli effetti non sappiamo. Molta gente non lo sa che noi abbiamo delle onde elettromagnetiche nel nostro cervello che vanno avanti per conto loro, che hanno determinate frequenze, ma se noi li facciamo sottoponiamo dei bombardamenti di questo genere, queste onde, che sono quelle che presiedono al nostro pensiero, alla nostra vita, verranno modificate. Qualcuno si chiede perché cresce il numero di persone squilibrate, perché cresce il numero di persone disadattate, ma perché noi non lo sappiamo, ma siamo bombardati da questa roba. Ecco, tutto quello che sto dicendo non è una mia fantasia, è la prova già evidente, ma noi lo facciamo ugualmente, quindi vuol dire che stiamo impazzendo tutti. Certo. Allora Giulietto, guarda, sono le 20:01, siamo arrivati al limite del tempo a noi concesso. Io ti ringrazio di questa doccia, di questo bagno di consapevolezza. Penso che un bagno così ne dovremmo fare però almeno uno al giorno, perché altrimenti questo mondo intorno ci divora. E ci sfilaccia e la perdiamo. Allora qui da Pordenone io ti ringrazio, dall'Associazione Culturale Sicomoro ti ringrazio moltissimo del tempo che ci hai dedicato. Grazie Giulietto. Grazie a voi che contribuite alla consapevolezza della gente. Bene, allora qui sono le 20:02, Alviano Appi dell'Associazione Culturale Sicomoro, auguro un buonasera a tutti e finisco dicendo: mi raccomando, approfittate delle informazioni che avete ricevuto, andate a vedere Pandora TV, un'altra visione del mondo, e sostenete questa diversa visione del mondo, perché è solo così che si può costruire un mondo diverso. A tutti un buonasera e la linea a Radio Science. Bene, grazie Alviano Appi dell'Associazione Sicomoro di Pordenone. Ricordate di visitare questa associazione, di andare a vedere il sito. Se Alviano tu vuoi ricordare l'indirizzo del sito del Sicomoro, che può sempre far piacere ai nostri ascoltatori di poter visitare. Sì, certo, grazie Rosario, www.ilsicomoro.com, vi troverete informazioni di carattere politico, ambientale, economico, sociale, spirituale. Io consiglio caldamente a chi si ascolta di visitare questo sito, in modo anche di conoscere bene che cosa fa questa associazione, perché il nostro caro Alviano è sempre tutto dell'associazione, anzi alle prossime trasmissioni ogni tanto ci darai una pillola sull'associazione prima di iniziare la diretta con l'ospite.
Bene, ti ritroveremo comunque la prossima settimana. Intanto, riprendendo la linea da qui dallo studio centrale di Treviso, voglio ricordare a tutti quanti le rassegne stampa che Radio Saiuz TV fa per l'emittente digitale sul digitale terrestre Telemare di Gorizia, che è ricevibile in tutto l'Alto Adriatico. E con questo è tutto, non ci resta altro che mandare la sigla. Arrivederci a tutti quanti. Abbiamo trasmesso Diretta Saiuz. Ha condotto in studio centrale Rosario Moreno, con collegamenti da tutta Italia. Trasmissione in collaborazione con Pianeta Oggi.